La Bartocco di Venaria Reale, azienda che produce dispositivi in plastica, ha messo a punto un progetto, realizzare una maschera protettiva per proteggere il viso dal virus. Sono Sandro Geromin, proprietario titolare della Bartocco e di Esponi Group. Abbiamo avuto quest'idea in un momento d'emergenza per convertire una parte della nostra attività nel settore del punto vendita ai presidi per la sicurezza Covid-19. Siamo una realtà che opera da tantissimi anni sul mercato, ci occupiamo della distribuzione del prodotto per tanti settori, dall'alimentare al settore occhiali al settore della cosmesi. Abbiamo utilizzato, grazie al nostro know-how, dei materiali che comunemente utilizziamo per il settore principale, creando una linea di prodotti che servono a proteggere l'utente dal virus Covid, o utilizzandoli parzialmente o utilizzandoli in abbinamento le mascherine FFP2 e FFP3, soprattutto per le unità di crisi. Abbiamo creato un prodotto che commercialmente non avrà un alto prezzo, sicuramente dai test che abbiamo realizzato è in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza e capacità di esclusione dell'aspetto batteriologico. Il materiale con cui sono realizzati i nostri presidi, che sono delle mascherine che si calzano in testa, è un materiale completamente atossico, trasparente e resistente. Può essere pulito più volte utilizzando i gel comunemente in uso in questo periodo per la contaminazione batteriologica. L'abbiamo pensato inizialmente in due versioni che si differenziano più che altro per lo stile e intendiamo dare una mano al settore ospedaliero con una fornitura di questi materiali che sia congrua alle loro necessità e poi distribuirlo sui canali della grande distribuzione e della farmaceutica. Abbiamo già fatto fare dei test dai soccorritori della Croce Rossa Italiana che l'hanno valutato molto positivamente. Abbiamo fatto testare presso alcuni presidi ospedalieri il suo utilizzo e anche lì è stato ritenuto molto valido per aiutare gli operatori a salvaguardarsi. Pensiamo che sia adottabile soprattutto dalle aziende che hanno necessità di continuare a lavorare per i propri dipendenti, in quanto lascia ampia visibilità, permette la respirazione e permette di riparare dal contagio anche senza le mascherine. Chiaramente questo in ambienti comunque presidiati sicuri, perché ovviamente nelle unità di crisi l'abbinamento con la mascherina è sempre auspicabile e doveroso doverlo utilizzare.